Così qua riprendiamo perché nel frattempo abbiamo incominciato a parlare e c'è qualche altra cosa che è emersa riguardante il fatto che quando io solitamente invito a prendere posizione sul futon col massaggio Zen, e ha scelto il futon perché gli ho fatto vedere anche la cameretta col lettino, ma lui già quando, sai quando ti ho detto, di solito quando si entra e si vede il futon c'è una predisposizione a voler vivere, però Esperienza. gli ho chiesto, vuoi andare a vedere però anche la cameretta? E devo dire, è stato curioso perché comunque l'ha vista, però è entrato e ha detto no, preferisco il futon. Abbiamo fatto un minimo di preparazione con il respiro, è molto in difficoltà su questo, però poi magari possiamo lavorarci perché è importante anche per lui entrare dentro, invece lui fa fatica a vedere questa cosa. Però questo è un altro aspetto. Ci tenevo a dirti che si è messo in posizione supina e quindi è un gesto, se vogliamo, di fiducia nei miei confronti perché di solito si preferisce a pancia sotto perché è la posizione più di protezione. Invece lui ha Si è preferito aperto. mettersi a pancia sopra e quando sono arrivata alle spalle, quindi gli ho fatto delle pressioni, ma già qua, nella prima parte io notavo che aveva piacere e mi sembrava strano perché avendo un po' di come si può chiamare? Io la chiamavo Cifosi, gobbetta, sì, ecco, cifosi, sì. termine scientifico, cifosi. Di solito quando vai a fare delle pressioni rispetto alla parte Di fisica chiusura. ossea, di solito si ha un po' di disturbo, di fastidio. E lui invece ha detto no, mi piace. Ed è bello perché avevo sentito questo suo piacere nell'aprirsi senza provare dolore. Infatti anche alla fine del trattamento ho fatto quell'apertura e sto pensando se effettivamente l'aspetto del piacere legato al collo non fosse legato anche a quello, perché gli avevo fatto prima un'apertura delle spalle, che ripeto, ho trovato piacevole, e poi abbiamo parlato anche del fatto che questa sua gobbetta, io l'ho chiamata così, continuerò a chiamarla così probabilmente, io ho detto, ma te, al di là della gobbetta, perché ha detto sì, in effetti è una cosa che a me non piace. E allora ho colto l'occasione per dire, ma al di là della gobbetta, cosa c'è di te che ti piace? E la prima risposta è stata niente. Poi l'ho guardato e ho detto, pensaci un attimo, perché io ti sto guardando, quindi lo so. E mi fa, gli occhi, dico, ecco, vedi. E poi ha detto anche, più che i denti, ha detto la bocca, cioè intendendo forse il sorriso. E poi nel complesso siamo arrivati che tutto il viso ha un bel viso. E questi aspetti, anche soltanto penso, averglieli detti a un'altra persona che non è Bellissimo, la mamma, certo. penso che lo metteranno Bellissimo. in condizione di dire, è vero che ho la gobbetta, ma quando parlo con una ragazzina, perché era lì poi che stavamo cercando di dire, bisogna che tu sappia i tuoi punti forti e quindi non ci abbiamo lavorato anche perché, ripeto, ieri è venuto fuori un bel po' di cose, ma sicuramente potranno aiutarlo a sentirsi più sicuro perché comunque è un bel ragazzino. È giusto che questo possa aiutare anche te, perché quando prima mi dicevi, effettivamente noi genitori poi ci preoccupiamo del fatto che nostro figlio non lo vorrà nessuno, ma se per primi noi come genitori pensiamo che nostro figlio non abbia questa opportunità, energeticamente Già arriva, blocchiamo. quindi ti invito a valorizzare non tanto la sua gobbetta e questo busto dove io so che tu ci tieni particolarmente, perché non sarà il busto a fare la differenza se lui potrà avere una ragazzina oppure no. Per quel po' che ho conosciuto Ale, è un ragazzino che se messo nella condizione giusta può essere brillante, ma comprendi quel brillante cosa intendo? Perché è simpatico. Sì, lui è carinissimo da matti, sì, ma è Quindi aperto, è dolcissimo, questo che è, diciamo, la cosa che, secondo me, lui ha tutte le carte nelle mani per poter avere una vita, buona e però è come se, autosufficiente, però Elena, è sì, qua. sì, Qua perché io non dopo lo la mia... sento, qua io non lo sento che tu lo sai. Allora bisogna che ci lavori anche tu. Te lo dico con tanta emozione, se noi lavoriamo insieme su questo piano dove non è mio figlio, io riesco a cogliere queste sue potenzialità, se siamo d'accordo col cuore che è veramente così, magari può aiutare anche te questa cosa, perché magari nessuno te l'ha detto, no? Che tuo figlio può avere queste potenzialità. Magari vediamo come va, perché sono sicura che se un figlio sa di essere qualcosa di speciale, perché anche la mamma, perché anche l'Anna o anche qualche altra ragazzina con un sorriso glielo possa. È questo che crea poi quello sviluppo dell'autostima, della fiducia. E chi lo ferma più?
Cioè, tuo figlio è veramente. Ah, perché poi gli ho detto: guarda, io non conosco tuo papà, però sicuramente la tua mamma è una bella donna, quindi è normale che anche tu, cioè, Sì, come sì. per dire, gli ho detto: per me è normale vederti un bel ragazzino, perché in effetti, cioè, Certo. da genitori belli normalmente si nasce belli. E questa cosa qui, effettivamente, anche lì è come se non ci avesse pensato che il fatto che tu sei bella, Sì, lui lo sa che tu sei sì, 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 sì. bella, è come se non si identificasse nel fatto che sono tuo Anche io sono figlio. Eh bella. sì, brava! E Certo, quindi sì. abbiamo lavorato anche su questo e sul fatto che possa un domani avere una ragazzina, bisogna che ci credi per prima tu. Ok? Grazie per questa possibilità, che possa essere Grazie d'aiuto anche per altri genitori, perché quando un figlio ha un handicap più o meno grave, lo si vive sempre in funzione di quell'handicap. Ed è, penso, la strada più sbagliata che si possa intraprendere per offrire un'opportunità di vita migliore a un figlio, perché ti a te. Certo. concentri solo sull'handicap quando c'è tutto un mondo e io riesco a vederlo in Ale. E davvero, cioè, non te lo sto Sì. dicendo perché sei mia Ma amica perché la o. mia paura è sempre stata quella, anche quando lui è stato piccolino, perché ho visto sempre in lui tantissime risorse, ho visto anche delle difficoltà, perché sono stata io la prima a dire mio figlio ha delle difficoltà, no? Però in parallelo con delle difficoltà ho visto tante risorse e lui aveva 3-4 anni, mi ricordo, avevo detto con lo psicologo di allora, che Ale potrebbe nella sua vita fare tantissime cose. Però purtroppo la società non gli permetterà di fare questo. E quindi questo è il mio timore, no, maggiore, che io ho un figlio che potrebbe fare il mondo e dare il mondo ad altre persone. Però il timore è sempre della società che non accetta questo tipo di vita, questo tipo di spronamento, perché la mia timore, diciamo, anche attuale, io dico, ok, io sono aperta veramente 360 gradi per Alessandro, per un futuro suo e tutto quanto, no? Però dopo dico, e se lui incontra una ragazzina che possa essere anche con delle difficoltà leggere come quello che ha lui, ma dopo i genitori di questa ragazzina non saranno disponibili a questa cosa qua. E quindi io mi. È vero che Ale ha anche momenti con me, soprattutto ogni tanto, dove lui si arrabbia così, però è anche un ragazzino dolcissimo che potrebbe regalare tantissima Dolcezza, dolcezza ad una ragazzina che sì. gli potrebbe fare un giorno anche. Compagna, ma noi nella nostra vita abbiamo dei compagni anche per un anno, per 2 anni, poi cambiamo Certo, la uno non si aspetta strada, che possa essere per decidiamo per sempre. sempre, no? Però se li chiudiamo già da prescindere e diciamo no, questa ragazzina deve vivere solo chiusa in casa, in appartamento, deve avere solo servizi sociali, deve andare solo nel gruppo, deve avere solo psicologo e non gli permettiamo di fare Di questo tipo integrarsi di nella integrarsi, società. perché io, cioè, mi immedesimo nella mamma di una femmina e capisco che è molto più difficile ancora di più per la mamma di una femmina a fare un passaggio del genere, perché proteggiamo ancora di più, perché abbiamo sempre paura di questa donna che fa la vittima, perché a volte anche noi, donne autosufficienti, intelligenti, in gamba, finiamo per essere le vittime. Quindi in questa maniera qua li mettiamo, se per un ragazzino maschio c'è protezione a uno strato, per una Ma ne ragazzina mettiamo due. femmina anche 3 strati ci sono d'intorno, però in questa maniera non gli permettiamo di vivere le esperienze, quelle che noi li viviamo, E quindi, prima ancora anche che le succedano delusioni, delle anche tutto. situazioni che non possiamo E il mio prevederle, timore è quello, viviamoci però dico, intanto cioè. il fatto che tuo figlio abbia le potenzialità e che possa viverle. Certo. Poi. Sarà la vita, io adesso Esatto. dico così, cioè sarà la vita a mettere le cose a posto e andranno come dovranno andare. Certo, anche perché ti dico, può darti un minimo di speranza a te o altri genitori. Se pensiamo alla società di oggi, la vediamo nella visione negativa, pessimistica, legata anche all'aspetto lavorativo, Sì. perché quando tu mi hai fatto il parallelo della vita sentimentale, la prima cosa che mi verrebbe da dire è che un giovane che sta andando a scuola, cosa ci va a fare perché tanto lavoro non c'è? È una visione Sì. negativa che non ti offre l'opportunità di far sviluppare dei talenti che tuo figlio, il lavoro, se lo inventa. Non è Certo. necessario per forza avere una società accogliente dove il lavoro
è come negli anni 70 che c'era stato il boom economico. Sì. Adesso stiamo vivendo un altro periodo meraviglioso che è connesso invece al boom della propria risorsa, delle proprie capacità. Quindi, a maggior ragione, un ragazzino come tuo figlio potrebbe avere un talento che magari inventa un qualcosa da mangiare, fa il chioschetto e vende quelli ed è realizzato così. Adesso Sì, mi è venuto veramente così estemporaneo. certo. Ma per questo tu non lo mandi a scuola, perché se non c'è lavoro per i Sì, ragazzini normali, allora tuo figlio con un minimo di de deficit certo. cognitivo possa avere zero possibilità, no? Perché proprio. È una società questa, fra l'altro, l'albergo etico che ho sentito è sia a Roma che a Torino, mi sembra, assume addirittura persone con disabilità, perché il Sì. titolare si è trovato in un momento di disabilità nella sua vita e ha Certo. compreso le difficoltà di essere appunto disabile. Certo. Quindi, secondo me, le opportunità anche per ragazzini che non sono al 100% ci sono e ci saranno. Focalizziamoci su queste. Eh? Vediamo. Vediamo. Ok, Vediamo. allora direi ancora ciao e a presto.